crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Amen? Ok, impariamo la memoria. Sarà dura. Vai. È incredibile, questo significa essere un corpo. Muovere insieme. Uno. Al tre. Uno, due, tre. Ci sono delle persone nella nostra vita con cui amiamo stare vicini. Poi ci sono altre persone nella nostra vita che cerchiamo di tenere abbastanza lontani. È bello anche con le persone con cui amiamo stare vicini, è bello anche andare a cena, soprattutto quando ci invitano loro. Ok? Questo, guarda, quando invitano loro è da Dio. Quando dobbiamo invitarli noi, allora ci facciamo qualche problema. E ci liberiamo addirittura di qualsiasi impegno. Quando amiamo stare con la gente, ci liberiamo di qualsiasi tipo di impegno. Ok? Proprio perché? Perché amiamo stare con quelle persone, quindi è più facile. E qua parla di vicinanza, essere vicini a Dio. Oggi il concetto di vicinanza è talmente alterato a causa dei social network. Tu puoi essere vicino ad una persona che è dall'altra parte del mondo e sei vicino a quella persona. Ormai non riusciamo magari a vederci di persona. Ieri parlavo con Chiara, una ragazza che sta a Pisa, sabato Pisa, e dicevamo: guarda, non riusciamo a parlare perché non avevamo il tempo per parlare a Milano, ma non preoccuparti, c'è Skype. Ci possiamo vedere tranquillamente, possiamo vederci uno, due, tre, perché c'è questo concetto di vicinanza. E i social network, io parlo spesso dei social network perché comunque al mattino due applicazioni si aprono automaticamente, YouVersion e Facebook. Qualcuno apre Instagram. Amen. E che cosa succede? I social network stanno alterando anche il nostro modo di esprimerci quando siamo vicino alle persone, perché non riusciamo più a sorridere con le persone. Magari stai vicino ad una persona e dici: ma perché c'hai questa faccia? Quale faccia? No, quella faccia, sembri triste. No, sono felicissimo. Perché già lo sapete voi, è come quando uno ti manda la barzelletta su WhatsApp e tu scrivi con tutte le faccine. Ora ci sono, ora sta andando di moda, ma proprio fortissimo, quella lì con le goccioline, che tipo che stai ridendo a crepapelle. E ne mandi di più, perché vuol dire che stai proprio, quando ne mandi tante vuol dire che tu proprio ti stai scompisciando da ridere. Cioè, già quando non hai la paresi facciale vuol dire che ne devi mandare almeno 10. Oppure quando tu sei talmente arrabbiato che vorresti scrivere qualsiasi cosa, però sei in vacanza, sei sulla spiaggia, stai sorseggiando un drink e mandi quella faccina, quella rossa arrabbiata. Mi hai detto... Ormai abbiamo difficoltà ad esprimerci in vicinanza perché facciamo fatica ad essere sinceri e trasparenti. Immagina il mondo, immagina la tua relazione vissuta, o meglio, immagina se la realtà fossero le faccine di WhatsApp. Quante risate vere, quanta rabbia vera. Quanta realtà riusciremmo a vivere. E io vi chiedo una cosa, voglio fare un appello davvero proprio per aiuta l'umanità. Usa l'emoticons, perché poi quando tu mandi il messaggio su WhatsApp sto arrivando,
sarà arrabbiato. Metti un sorrisino. Metti un sorrisino. Metti un... così. Aiutiamoci in questo, perché quando non siamo, quando siamo vicini, noi ci vediamo, riusciamo a capire qual è il nostro tono di voce, riusciamo a capirci. Quando siamo lontani, invece non riusciamo a comprenderci. Ma comunque non era questa la predica. Avvicinati a Dio e Lui si avvicinerà a voi. Fermati un attimo a riflettere. Ma davvero, fermati un attimo a riflettere. A volte leggiamo le cose così, in maniera automatica. Il creatore del cielo e della terra richiede la tua presenza. Non siamo noi che stiamo chiedendo la presenza di Dio. Il creatore del cielo e della terra richiede la tua presenza. E sono tantissimi i modi in cui Dio che Dio usa per attirare la nostra attenzione. Ora vorrei farvene vedere velocemente alcuni di come Dio ha attirato delle persone nella Bibbia. Vi ricordate Mosè? Guardate, Mosè disse: voglio andare a vedere da quella parte, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, e come mai il pruno non si consuma? Vi ricordate Mosè? Mosè stava con il gregge di suo suocero e all'improvviso vede questo pruno, questo cespuglio nel deserto, infuocato, che non si spegneva mai. Aveva questa visione. E Dio attirò la sua attenzione in questo modo. Immagina se Mosè non si fosse avvicinato a quel pruno. La Bibbia sarebbe più corta. Immagina, se Mosè non si fosse avvicinato a quel pruno, tante cose non sarebbero successe. Dio non lo ha chiamato per nome prima. Gli ha fatto vedere prima il pruno, e dopo che Mosè si è avvicinato al pruno, allora Dio gli ha detto: ehi Mosè, ascoltami, togliti le scarpe, togliti quei sandali lì, ok? Tu qua puoi entrare solo con All Star, non ce li hai, entra a piedi nudi, vieni qua. Ok, Mosè si è tolto le scarpe, è andato, ed è lì che Dio ha iniziato a parlare a Mosè, dopo che lui si è avvicinato. Oppure questa storia bellissima, Samuele, il profeta Samuele. Quanti conoscono questa storia? Il profeta Samuele stava servendo il sacerdote Eli ed era lì con i suoi figli. Una sera, mentre era sdraiato sul letto, sente una voce che lo chiama: Samuele, Samuele. Samuele si alza e va da Eli. Ha sentito una voce, va da Eli e dice: Eli, per caso mi hai chiamato? Eccomi, sono qui. Ed Eli dice: guarda l'ora, non lo so, forse c'erano i Casio all'epoca. No, no, non ti ho chiamato, guarda, vai pure a letto. Samuele ritorna e ancora una volta questa voce. Dio, secondo me. Samuele, Samuele. Samuele si alza e va da Eli. Dio, va da Eli, va da Eli. E il sacerdote, Eli, io ti sono sottomesso, mi hai chiamato. Ed Eli, la seconda volta nella notte, vi hanno mai svegliato nella notte? È ancora viva quella persona? E Eli va da... no, Samuele, guarda, veramente, non ti ho chiamato, non sono stato io, continua ad andare a letto. Samuele torna a letto. Secondo me si è messo a dormire fuori dalla porta di Eli. Ha detto: questa volta non mi frega. E mentre era lì, secondo la versione della Bibbia mia, Dio lo chiama. E secondo me Dio in quel momento ha chiamato gli angeli. Ti faccio vedere una cosa. Venite, venite. Guarda, guarda. Samuele. Dai, posso provare io, Dio? Sì, sì, provo. Samuele, e Samuele scoppa da Eli, e lì una risata paradisiaca incredibile, e Samuele scappa ancora da Eli, scappa ancora da Eli. E io, cioè, immagina, io devo andare dal mio pastore, sottomesso, umile. Pastore,
per caso mi hai chiamato? E Eli in quel momento ha capito, ha detto, ecco, è stato Dio a chiamarlo. E ha detto, fai così, quando la prossima volta ti chiamano, rispondi, parla, perché il tuo servo ascolta. E lì Dio, ecco, sempre il solito guastafeste. Cioè, ci stavamo divertendo, il solito guastafeste che mi deve rovinare sempre tutto, deve sempre svelare i miei segreti. E niente, Samuele va a dormire, Samu. Ormai siamo entrati in confidenza, perché comunque ha aperto il suo cuore con me, è stato ferito da questa situazione. E a quel punto Dio lo chiama per l'ultima volta e Samuele risponde. Ora dico io, a parte lo scherzo, allora di sicuro ho capito come dovrò fare con i miei figli quando verranno a svegliarmi. Dico, guarda, fai così, rispondi, parla che il tuo servo ascolta, poi rimani in camera e tu alla fine della giornata mi dici quello che hai sentito. Dio non poteva... Alla seconda volta, a parte lo scherzo, Dio non poteva fermare Samuele e dice, Samuele, ferma, sono io che ti sto parlando, Samuele, perché stai andando là, da quella parte? Alla prima volta, ok, va da Eli, la seconda volta, la terza volta, Dio poteva fermare Samuele. Samu, no, ma come fai a non capirlo? Sono io che ti sto parlando, fermati, rimani qua perché voglio dirti delle cose. E ho imparato una cosa bellissima, che Dio vuole essere desiderato e riconosciuto oltre ad essere conosciuto. Questo è importante per la tua vita. Dio vuole essere desiderato e riconosciuto oltre ad essere conosciuto. Tutti noi conosciamo Dio, dai. Dio, conosci Dio? Ragazzi, tutti conoscono Dio. Cioè, non è che... No, tutti quanti. Oppure vi faccio vedere un altro esempio nella Bibbia, guardate qui. Allora Gesù aveva moltiplicato i pani e i pesci per 5.000 persone e dice ai suoi discepoli, guarda, fate una cosa, iniziate ad andare dall'altra riva che poi io vengo, ok, e vi raggiungo lì. I discepoli hanno preso la barca, sono entrati nell'acqua per andare dall'altra riva e il vento ha iniziato a creare una tempesta. E guardate, ecco, vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era contrario, Gesù era all'altra riva. Ha detto, mi riposo un po'. Vedendo, secondo me, Gesù stava dicendo, vediamo che fanno. Pietro, sempre tu sei. Guarda. Alza la vela. No, ma gli ho insegnato come fa. Ma perché? Guarda. Giovanni, ma perché litigate? Lo so, no, non dovete buttare Giacomo in mare per alleggerire la barca, no, non fatelo. E Gesù stava vedendo queste cose perché è un po' come ragioniamo noi, ogni tanto, no, buttiamoli tutti quanti in mare, rimango solo io, Pietro. Gesù, vedendo i discepoli che si affannavano a remare, e spero che i remi li usavano soltanto per remare, perché il vento era lo contrario, e questa è una versione calabrese, era lo contrario verso la quarta vigilia della notte andò Gesù, il Salvatore, andò loro incontro camminando sul mare. E fin qui, che meraviglioso Gesù, e voleva oltrepassarli. Ora non lo so voi, ma io ho pensato a me, non perché sia Gesù, è perché anche a me è successo tutte quelle volte che vedi qualcuno in difficoltà e tu inizi a parlare in lingue per non distrarti. Metti il CD Sounds a palla, ormai ce l'hanno tutti sto CD, cioè proprio ragazzi, tutto il mondo, e inizia a oltrepassarli. Vi è mai successo? Non voglio offendervi, avete mai visto qualcuno tipo in difficoltà e se ne è andati oltre? Perché la prima parte sì, ok, e sei andato oltre, ok, speriamo che non mi vede. In quel momento stavi leggendo 1 Corinzi 13.
Spero, mamma, se mi ferma mi tiene 2 ore. Pastore, come le sai queste cose? Ogni tanto le penso anche io. E voleva oltrepassarle. E quando i discepoli lo videro, iniziarono a gridare e si spaventarono. E Gesù gli disse: coraggio, calmati, state calmi, sono io, sono io. Ma Gesù si fermò soltanto perché i discepoli iniziarono a gridare. Se i discepoli non avessero gridato, Gesù sarebbe passato oltre. Sì. Sì, voleva passare oltre, voleva oltrepassarli. C'è scritto, mica l'ho detto io. I discepoli iniziarono a gridare e oggi Dio sta cercando una generazione, sta cercando delle persone che iniziano a gridare, dire: Dio, sono qui. Dio, gridare significa avvicinarsi a Dio, significa: Dio, aiutaci. Dio, ti ho visto. Ti ho visto, Dio, vieni qua. Dove sei? E poi la genialata di Gesù: se tu sei in mezzo alla gente, rischi, c'è la possibilità che ti perda fra la gente. Nell'oceano, uno che cammina sull'acqua, dove si vuole mimetizzare? Tra i cefali e le orche? Cioè, capite? Quindi Gesù sta facendo di tutto nella tua vita per dire: ehi, sono qua! Tipo quando uno gioca a nascondino e si nasconde così. E Dio sta facendo così con la tua vita. Sta facendo così con la tua vita. E tu probabilmente stai dicendo: Dio, dove sei? Sei proprio gnocco, diciamo. Oh, sono qua. Ti devo dire: eccomi, 1, 2, 3, stella. Dio è lì. Dio è lì. E questo è il modello scelto da Dio su queste cose. Compiere un passo verso di noi. E se non rispondiamo, farne un altro e avvicinarsi. Se noi non rispondiamo al passo che fa Dio, Lui non entrerà a forza. Se tu non ti avvicinerai oggi, Lui non entrerà per forza nella tua vita. Lui non farà nulla, nulla nella tua vita per entrare. Però mi sono chiesto: ma perché tante persone non si avvicinano a Dio? Avvicinatevi a Dio, com'è? 1, 2, 3. Ok, c'era l'eco, alcuni facevano l'eco. Ah, c'era scritto. E io penso una cosa: tante persone non si avvicinano a Dio perché si sentono inadatti, sporchi e insicuri. E parlo anche di persone credenti, non parlo solo di persone che non conoscono Dio. Tante volte facciamo fatica ad entrare. Quando veniamo alla presenza di Dio, sembra: non riesco ad entrare alla presenza di Dio. È qualcosa di più grande di noi. E lo Spirito Santo mi diceva: sai che cos'è la mia presenza? E ti copro sotto le mie ali. La mia presenza è un rifugio. Vieni qua, nasconditi, io ti proteggerò. Stamattina quando sono arrivato, il pastore Giulio mi ha messo la mano sul collo e mi ha detto: sai, ho pregato per te, così così. E io mi sono sentito protetto. Perché? Perché c'era proprio, era come se fosse la sua ala su di me, ha coperto proprio con le sue ali. E questa è la presenza di Dio. Non è qualcosa: oh mamma mia, e ora come faccio? Sono la presenza, stare dentro le sue ali. E ci sono persone anche qui che non si sentono amate, che non si sentono volute, perché hanno considerato il proprio valore. Molti stanno considerando il proprio valore attraverso gli occhi degli altri e attraverso i propri occhi. Tu ti stai definendo attraverso gli occhi degli altri e attraverso quello che probabilmente i tuoi occhi vedono di te. E voglio farti vedere un video. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit.
Especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm gonna ask you some questions about a person you met earlier, and I'm gonna ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. Mm-hmm. The second one looks more open, friendly, and happy. Mm-hmm. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. I couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Sei migliore di quello che tu pensi. Sei molto meglio di quello che tu pensi. A volte non siamo felici perché pensiamo di non essere felici. E invece Dio ti sta dicendo: tu sei fantastico. Inizia a guardarti con i miei occhi, non con i tuoi occhi. Quanti sono stati creati da Dio? Guardando qualcuno ho qualche dubbio, però. Quanti? Guardate, no. Dio non fa porcherie. Dio fa delle cose stupende, fa delle cose meravigliose. Poi c'è la fede. Ma Dio, no scherzo, Dio è meraviglioso. E quando inizi a pensare in questo modo, quando ti... Il diavolo ti fa pensare che tu non vali molto, che tu sei sbagliato, che tu non fai troppo questo, che tu non preghi abbastanza, che tu non leggi abbastanza, che tu non fai questo. Che cosa succede? Che la colpa ti sovrasta. Ok, non lo so quanto è successo, a me è successo, la colpa ti sovrasta, poi la paura ti riempie il cuore, un senso di fallimento ti pervade tutto e ti senti completamente inutile. E dici: no, non sono abbastanza. E limitiamo la misericordia di Dio. Noi abbiamo, secondo me, usiamo la grazia di Dio come la batteria del cellulare. Ci sono arrivato al 10%. Questa settimana ho usato il 90% di grassa. E ora come faccio? E il diavolo si suggerisce, ci dice alla nostra mente: guarda che hai raggiunto il limite, hai finito, hai sbagliato, hai fatto questo, hai fatto quello. Allora, 17% quando hai fatto quello sbaglio, il 13% quando hai fatto quell'altro, ti rimane l'1%, non finisci neanche a dirlo, puff, si spegne il cellulare. Inferno. E dopo dice: ma no, ma è inutile, ma perché ti riavvicini a Dio? Tanto ti riallontanerai. E qualcuno fa le corna. No, non si fa, non si fa.
Ok, non si fa neanche con il diavolo. Il diavolo non vuole che tu veda la vastità della misericordia di Dio. Non vuole. Lui vuole soltanto che tu veda un rigagnolo, capito? Allora dice, guarda, quella è la misericordia di Dio, questo piccolo rigagnolo che scende. Mentre la misericordia di Dio, ok, quello che ti farà avvicinare a Lui, è una cascata. Però noi, tante volte, andiamo sotto una cascata così. Oggi ho la mia dose di misericordia. Anziché buttarti sotto la cascata e farti invadere dalla misericordia di Dio ed avvicinarti a Lui, perché tu sei degno soltanto grazie a Gesù. Amen. Nessun essere umano è migliore degli altri, però ogni tanto me lo dimentico. Nessuno è migliore degli altri. Noi possiamo avvicinarci a Lui solo grazie a Lui. È difficile credere, guardate, è difficile credere che Dio è ricco in misericordia e compassioni. Ho sempre visto persone che dicevano piuttosto, no, Dio uccideva questo, Dio uccideva quello, Dio uccideva quell'altro, e mai nessuno vede i versi che dice che Dio è pieno di misericordia. Guardate cosa dice la Bibbia nei Vangeli. Guardate. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. A Milano direbbero il nostro sushi quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Allora, la tradizione dice questo. Non puoi sederti a tavola se tu non sei puro. Prima devi essere completamente pulito e poi puoi avvicinarti a me, altrimenti non puoi avvicinarti a me. Gesù ti dice, oh, vieni a mangià, che poi parliamo. Vieni con me. Guardate, il Padre nostro dice, dacci il nostro pane quotidiano, prima. Dacci il nostro pane, mangiamo insieme. Gesù dice, vieni qua un attimo, io voglio conoscerti, ok? Non preoccuparti. No, ma Gesù, guarda, io ho sbagliato tantissimo, non preoccuparti, guarda. Sono morto sulla croce per te. No, ma guarda, veramente ho fatto dei peccati. Ti ho detto che sono morto sulla croce per te. No, Gesù, ti ho detto che sono... No, vieni qua, ti ho detto che sono morto sulla croce per te. Non importa tutto quello che hai fatto, non importa i tuoi errori. Facciamo così, siediti con me a mangiare, ok? E non ti rialzerai fino a quando non abbiamo risolto questa situazione. Quanti amano mangiare? Vedi che Dio ci conosce? Dio ci conosce, è per questo che ha fatto il Padre nostro in questo modo. Lui ha misericordia di noi. No, quanti hanno dei figli? Qualche genitore sorridente, qualcuno meno, ok? Ok. Allora, se vostro figlio gioca in qualche modo e praticamente cade dalla bicicletta, cade in una pozzanghera di fango e si taglia e c'è un misto poi tra fango e sangue, voi che cosa gli dite? Ti sei sporcato. Lui sta morendo dissanguato e voi gli dite vai a farti la doccia. Magari prendete un asciugamano rossa così non si sporca. Sicuramente i genitori direbbero vieni qua, ti porto subito in ospedale. Se quello sta morendo dissanguato, ok, non ti porto in doccia a lavarti, ma ti porto con me. Davvero, io penso che tante volte quello che frena molti di noi è il senso di colpa e il non aver fatto mai abbastanza. Quindi io non posso andare da Dio. Oggi non ho letto i miei 3 capitoli giornalieri. Alcune volte se ne legge uno, giusto per colorare quel pallino di YouVersion, ok? Oppure promettiamo di avere degli occhi puri e poi magari quando passa una donna ammiriamola con tanta bellezza della creazione divina. Ci facciamo tante promesse, diciamo no, non farò questo, non facciamo quell'altro e poi ci sentiamo rovinati, no, non posso più avvicinarmi a Dio. Vi è mai successo, a me da piccolino, anche da grande, di uscire dall'acqua, di essere stato tanto tempo a mare nell'acqua e uscire con le mani rugose, le mani del morto, ok, mio papà lo chiamava.
io da piccolino, quando mio papà mi diceva non stare troppo in acqua altrimenti fai le mani del morto, la prima volta che mi è successo io ho urlato: aiutami papà, sto morendo. E tante volte ci comportiamo nello stesso modo per la nostra vita con Dio. Pensiamo che è finita, Dio non mi potrà più perdonare. Io sono finito, io sono distrutto, guarda! E poi dopo un po' tutto torna normale. E torniamo a farci il bagno. No, perché vuol dire che abbiamo capito che... Alcuni pensano di aver commesso delle cose così gigantesche che Dio non potrà più fare nulla. Pensano che Dio non potrà più usarli. Io non potrò più usarmi di voi. Credono che saranno per sempre persone di secondo ordine. Ecco, fa niente. Si è fatta la tua volontà. Se devo essere nessuno, che io sia nessuno, ma che sia il miglior nessuno. E facciamo queste preghiere in questo modo. Ragazzi, tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio, della gloria di Dio. Quindi tutti noi abbiamo le mani rugose, ma Dio viene e ci prende dall'acqua e dice: vieni qua, e ci rimette lì, ok, sulla sabbia. E guardate cosa c'è scritto nella Bibbia. Dice: poi venite e discutiamo. Venite, non whatsappiamo. Non venite, ci scambiamo dei messaggi privati su Facebook. Venite, ci condividiamo dei video bellissimi. Dice: venite e discutiamo faccia a faccia, face to face, che l'inglese fa più figo. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, e anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Ti sta dicendo: non preoccuparti, io sono qui perché voglio permetterti di avvicinarmi a me. Tanta gente non viene in chiesa perché pensa che Dio sia lontano. Dio non si è avvicinato mai a me. Hai ragione, perché Dio è diventato come te. Lui non si è avvicinato, è proprio diventato come te. E Gesù è diventato uomo e ha detto: vedi, io sono diventato come te perché tu possa comprendere come devi essere e come puoi essere. Io sono diventato come te perché tu possa capire la vita che tu potresti vivere. Tanti credenti non vivono neanche questa vita come Gesù la stava vivendo, perché a volte è più facile credere che Gesù faccia i miracoli piuttosto che perdoni. A volte abbiamo più foga per il miracolo. Quando ci rendiamo conto che noi siamo sbagliati, che abbiamo fatto degli errori, mamma mia, questa volta l'ho fatta grossa. E mo chi glielo dice? Tranquillo, c'è Eli che spiffera tutto. E ora chi glielo dice? E poi un altro motivo perché le persone non si avvicinano a Dio, perché tante volte non ci avviciniamo a Dio, è perché abbiamo paura di cambiare. Tante persone sono rigide davanti al cambiamento. E avvicinarsi a Dio, la vicinanza crea intimità, ok? E nell'intimità ci si assume delle responsabilità. Quindi quando diventi intimo con una persona, ci sono una serie di responsabilità che ti assumi l'una verso l'altra, come per esempio nel matrimonio. Quante persone single ci sono qui? Ok, dobbiamo fare il 3x2 oggi. Troppe, ok, va bene. Quante persone sposate? Perfetto. Quando ero single, non sono mai stato in disaccordo con me stesso. Mai. Decidevo di andare in un posto e ci andavo. Non dicevo: aspetta che devo chiedere a me, però sbrigati un attimo, sono in bagno. No, chiedevi subito, ok? Ed ero sempre in disaccordo. È incredibile, c'era una grazia divina, proprio. In accordo, vedete, mia moglie. Ok?
quando sei sposato cambia qualcosa. Qualcosa. Quando ci si sposa, si inizia a pensare come una sola persona. Ma non sono io quella persona nella coppia. Perché si stringe intimità, ci si assume delle responsabilità, perché ti avvicini. Quindi il punto non è riuscire ad avvicinare, non è rendere il mio pensiero vicino al suo. Il massimo dell'intimità che si dovrebbe raggiungere in una coppia è pensare come lei, è pensare come lui, ok? Ma è un lavoro, un work in progress, ok? E lì il massimo dell'intimità si raggiunge in questo modo. E quando stai con una persona inizi a comportarti un po' come quella persona, ok? E sai, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, no? C'è un detto. Io ho notato anche tra alcuni ragazzi un po' di tempo fa, c'era un ragazzo che stava sempre con un gruppo di ragazzi che pregava, che pregavano tutti proprio così, con passione. Dopo un po' ha cambiato gruppo di amicizie e ha frequentato dei ragazzi che pregavano così. Cioè non pregavano. E lui si è adattato, perché se tu stai con delle persone, adatti i tuoi comportamenti, i tuoi atteggiamenti a quello, a quello. Per questo è importante capire a chi tu ti devi avvicinare. Da vicino, allora sicuramente da vicino nessuno è normale, ok? Quindi quando tu ti avvicini, dici mamma mia, che cosa è successo? E abbiamo difficoltà, perché quando io stringo amicizia con una persona, quando io inizio a stare più con Gianni, a uscire, lui inizierà a vedere anche i miei difetti, ok? Mia moglie, santa donna, conosce tutti i miei difetti, conosce qualsiasi cosa, è lì che mi guarda, ok? È lì che mi guarda. Perché entra in intimità, quindi puoi non essere te stesso per un certo periodo di tempo, ok? Solitamente, allora, il primo appuntamento è una farsa, perché siamo tutti belli, ok? E dopo, questo è un'altra predica. Quando entra in intimità inizia a vedere tutti i difetti, tutte le cose, noi abbiamo paura di far vedere i nostri difetti a Dio. Perché? Io ho deciso di dire a Dio tutto quello che non riesco a fare. Guarda, Dio, io non riesco a fare. Mi voglio mettere sotto la cascata della tua misericordia. No, non voglio che sia fatto per forza, per potenza, per il tuo Santo Spirito. Io sono qui, usami come uno strumento. Max Lucado diceva che noi dobbiamo essere come gli strumenti di un chirurgo, puliti e al nostro posto. Solo questo ci viene richiesto. E a volte pensiamo di dover essere noi a muovere la mano. No, no, no. Dobbiamo stare lì e Dio si avvicinerà e ci afferrerà. Una volta, Dio va oltre l'apparenza. Dio va oltre anche i nostri difetti. Una volta un ragazzo mi ha detto, pastore, io sono troppo bello. E nessuno riesce a vedere al di là della mia bellezza. E gli ho detto, forse perché non c'è nulla da vedere. Ma la gente ci vede. Guardate. Dio è più vicino a te di quanto immagini. Qualcuno gli sta chiedendo, sì, ma Dio dov'è? Dio è più vicino a te di quanto immagini. Metti la mano sul tuo cuore. Alcuni ce l'hanno a destra, altri a sinistra, cercatelo. Metti la mano sul tuo cuore. Okay. Controlla se batte. No, vedi, magari qualcuno non ha mai sentito battere il proprio cuore. Chi lo sente battere, alzi la mano destra. No, ma la mano a sinistra, scusa. Mazza quanti morti che ci stanno. Vedete questo. È il miracolo della vita.
è il soffio di Dio dentro di te. Dio è lontano. Guarda, chiudi un attimo i tuoi occhi. Inizia a respirare a bocca aperta, se hai lavato i denti. E ascolta il tuo respiro per dirti che quello è un alito di vita che Dio ha messo dentro di te. Se non ci credi, metti la tua mano davanti alla bocca. Per rendertene conto, non è uno scherzo, per rendertene conto che ogni volta che respiri, Dio sta respirando in te. Tu respiri solo per Lui, per nessun altro, che tu ci creda o no in Dio, che tu lo hai accettato o meno. Tu respiri per Lui, per Dio. Voglio chiederti di alzarti, così sembra che sto per finire. Pochi si avvicinarono alla croce. Pochi. Giovanni e qualche donna si avvicinò alla croce. La croce. La croce. Ascoltami, guarda. Non hai bisogno di altri argomenti. Non hai bisogno di altri appelli. Non serve che io mi inventi quell'appello creativo. La croce. La croce. Noi siamo qui grazie alla croce. Mi basta che Gesù morì per me e disse: è compiuto. È compiuto. Rilasciando vita su di te. Che vita stai vivendo? Davvero, anche se vieni qui da tantissimo tempo, che vita stai vivendo? Stai vivendo quella vita che Gesù ha rilasciato dalla croce quando Lui è risorto? È quello che stai vivendo? Ah, è vero, Pastore Punto, guarda, è vero, Gesù è tutto quello di cui abbiamo bisogno. No, no, è sbagliato, Gesù è tutto quello che abbiamo, non bisogno. Non c'è nient'altro di cui dobbiamo cercare. Gesù è tutto quello che abbiamo. Non c'è niente al di fuori di Gesù. Non c'è niente. In Colossesi dice che il mondo fu creato in Lui, dentro di Lui. Vi rendete conto che al di fuori di Gesù niente è reale, tutto è assurdo, è morte. Al di fuori di Gesù il mondo fu creato in Lui. Noi siamo creati in Lui, in Gesù. Dove sei, Gesù? Noi siamo creati in Lui. Non c'è nessuna verità, non c'è logica, non c'è nessun senso, niente funziona, perché tutto è stato creato in Cristo e per Cristo. Questo è il Gesù che serviamo, questo è il Gesù che abita dentro la tua vita, il Creatore. Alcuni dicono ci sono delle persone creative, alcune no. Io credo che ognuno di noi c'ha il soffio creativo di Dio dentro. E tu puoi creare, tu puoi con Dio, nel suo nome puoi chiamare anche le cose. Questa è creatività, questa è la potenza che tu potrai avere con la tua vita. È quello che Gesù ti ha dato e ti ha messo a disposizione. Gesù, a volte le persone ricevono Gesù come se fosse un accessorio. Avete mai sentito? No, quella persona manca solo Gesù. Come se Gesù fosse, vai ad Accessorize, oggi ho bisogno di una cintura, guarda quanto, ho pagato pochissimo questa cintura, era proprio quello di cui avevo bisogno, e tu potrai tornare a casa come se fossi entrato qui ad Accessorize, oh, era proprio quello di cui avevo bisogno, una bella dose. Dio vuole darti un overdose della sua presenza.
Dio vuole riempirti e vuole segnare la tua vita. Non è qui per darti il guarda, la tua dose settimanale, ok? Lunedì, ok, lunedì sarò mezzo felice. Martedì mi posso deprimere perché mercoledì vado in cellula. Poi giovedì mi posso deprimere perché poi venerdì c'è il one, poi sabato c'è il double G, poi domenica. E quindi cerchiamo di organizzare la nostra settimana per capire quando ci dobbiamo rifare di Dio. Gesù non è solo il biglietto che ti porterà in cielo. Gesù non è solo quello. Sì, non devi farlo perché hai paura di andare all'inferno. Poi se vuoi farlo anche per quello, fallo. Poi capirai. Ma Gesù è molto di più. Lui è la tua vita. Lui è il tuo tutto. In paradiso ci sono delle strade d'oro. Ma dopo averle percorse per un po' di anni, di scocci di queste strade d'oro. Ok, ci sono le porte di perla, ma dopo che le hai scavalcate una volta, le hai scavalcate due volte, le hai provate a scassinare, hai fatto di tutto, che ci devi fare? È tutto bellissimo, ma il paradiso, quel posto è meraviglioso perché è pieno di... È pieno di... Dio è la sua presenza, è la sua presenza che riempie la tua vita. Quello che cambia la tua vita è la sua presenza, è il suo soffio nella tua vita. E stamattina Dio vuole fare questo dentro di te. Uno che crocifigge suo figlio non sta scherzando con la tua vita, non sta scherzando. Lui stava facendo sul serio per te quando ha messo sulla croce suo figlio. Perché? Perché sei fantastico, perché sei stupendo, perché hai un valore inestimabile. E ora chiudi i tuoi occhi, perché Dio è qui. Chiudi i tuoi occhi. Fai un respiro, proprio un grande respiro. Fatti sentire, fai un respiro. Rilassati un attimo. E pensa che Dio è qui. Se non hai mai fatto una scelta per Lui, se vuoi dire: Gesù, io voglio conoscerti. Io oggi voglio uscire non facendo una piccola esperienza, io oggi voglio uscire incontrandoti. Se stamattina vuoi dire: sì, io voglio questo, io voglio, io desidero questo. Se stamattina vuoi tornare a Lui, sento che ci sono tante persone lontane da Dio, che sono qui ma sono lontane da Dio. È quello che Dio vuole dirti stamattina: è avvicinati a me, perché io ti sto aspettando. Voglio chiederti di rendere pratico questo verso e avvicinati qui davanti. Fai il tuo passo di fede, di coraggio, come vuoi. Se vuoi, fatti accompagnare anche dalle persone che ti ha invitato qui. Ma fai il tuo passo stamattina. Ti prego, ritorna a Dio. Ritorna a Dio. Ci sono tanti Pietro qui in mezzo che stanno seguendo Gesù da lontano. E sai cosa è successo stamattina? E lo sguardo di Gesù ha incrociato il tuo. Torna. Torna a Lui. Fa questa scelta. Lui ti sta aspettando qui. E la tua vita sarà diversa. Ci sono alcune persone schiave di abitudini sbagliate. E Gesù dice: ma io voglio liberarti da queste cose. È possibile che ti stai facendo vincere da queste cose? Mentre io sulla croce ho portato libertà, sulla croce ho portato, dalla croce è uscita la libertà, sulla croce ho portato le tue malattie. Io ti ho ispirato in te uno spirito di forza, di amore, di autocontrollo. C'è gente che dice: no, io non riesco a non fare certe cose. Ma Dio, stamattina
vuole soffiare in te questo spirito di autocontrollo che è in te. Non ti ha dato uno spirito di paura. Esci dal posto, non devi avere paura. Vieni con qualcuno, ma non avere paura. Sfrutta questa mattina e non andare via da qui con quella paura che hai portato qua dentro. Ti lascerò ancora qualche momento, ma so che c'è ancora tanta gente. Torna, non pensare di essere sbagliato. Sento che alcuni non vogliono venire perché stanno pensando, il diavolo li sta facendo pensare, tanto sbaglierai di nuovo. Ok, tu rispondi, anche quando sbaglierò mi rialzerò. Perché c'è una cascata di misericordia che si rinnova ogni mattina, dice la Bibbia. Ogni mattina si rinnova in me. Ogni mattina. Vieni, vieni qui, vieni a fare la tua scelta per Lui. Vieni a dire, Dio, no, io non mi voglio sentire sporco. Non uscire da qui sentendoti sporco. Non uscire da qui ascoltando ancora quelle bugie che il diavolo vuole dire alla tua vita. Siamo chiamati per vivere in libertà. Libertà. Dio è qui, ti sta aspettando. C'è lotta per molti, ma Dio vuole vincere la tua lotta stamattina per te. Esci dal tuo posto, so che vuoi farlo, esci dal tuo posto. Esci dal tuo posto e vieni alla croce questa mattina. Vieni a dire, Dio, io voglio darti la mia vita. Dio, voglio ridarti la mia vita. Voglio ridarti la mia vita. È la scelta migliore che tu possa fare. Non stare lontano. Non stare lontano. Ah, ma se io non vengo all'appello cosa cambia? Niente, e questo è il problema, che non cambia niente, che non cambia assolutamente niente, e la tua vita rimane la stessa. Mentre Gesù ti ha detto, io sono venuto per darti vita e vita in abbondanza, sono venuto per darti gioia, sono venuto per metterti dentro qualcosa che non hai mai provato. È per questo che sono venuto. È l'appello che può cambiarti la vita, ma non perché ci sono degli uomini, ma perché stai realizzando che quel Dio che ha mandato suo figlio sulla croce è perché ci tiene alla tua vita più di qualunque altra cosa, più di qualunque altra cosa. Vorrei chiedere ai leader della chiesa, ai capicellula, di pregare per queste persone qui davanti. E se tu vuoi, vieni qui davanti, vieni a dire, Dio, voglio darti la mia vita, io non voglio lasciar passare oggi. Vieni a riconoscerlo, vieni a riconoscerlo. Molti dicono, ah, Dio non si è mai mostrato. Ascoltami, oggi Dio si sta mostrando alla tua vita. Sei tu che forse non lo vuoi riconoscere. Sei tu che forse, oh no, io non voglio cambiare. Va benissimo se tu non vuoi cambiare. Ma oggi Dio si sta mostrando alla tua vita. Oggi Dio è qui e si sta mostrando alla tua vita. E sta dicendo, ehi, sono qui, come fai a non vedermi? Sono qui, sono qui. E voglio metterla sotto, sopra. Pregate per loro. Posto.
e voglio pregare che tu possa realizzare quale sia il tuo vero valore che Dio ha dato alla tua vita. Forse hai accettato Gesù, ma sei lì. Alcuni usano la salvezza come una Ferrari in casa propria, ma dimenticano sempre le chiavi a casa. Dio, fammi realizzare. Metti la tua mano sulla tua mente se sei a posto e inizia a dire: Dio, fammi realizzare chi sono veramente in te. Fammi realizzare che alla tua presenza io posso fare l'impossibile. Dio, fammi realizzare che la salvezza è un inizio di una vita sovrannaturale. Dio, fammi rendere conto che non è tutto qui. Fammi rendere conto che non è un andare in chiesa e basta. Fammi rendere conto che c'è uno spirito straordinario in me. Spirito Santo, Spirito Santo. Se stamattina vuoi cominciare da capo, se stamattina vuoi dire: io oggi voglio ricominciare da capo, ho sbagliato, a volte continuo a sbagliare, ma ho bisogno di ricominciare da capo. Dio sta dicendo a molti: riparti da qui, riparti da qui. Oggi voglio rinnovare la mia compassione, la mia misericordia sulla tua vita. Riparti da qui. Mentre canteremo questa canzone, abbracciami. Se questo è quello che vuoi fare, se vuoi dire: Dio, stamattina voglio tuffarmi sotto la cascata della tua misericordia e oggi voglio ricominciare con te, voglio ricominciare col mio carattere, voglio ricominciare con la mia famiglia, voglio ricominciare con mia moglie, con i miei figli, voglio ricominciare con la mia cellula perché ho sbagliato, voglio ricominciare al lavoro, voglio ricominciare. Alza le tue mani a Dio, dicendo: Dio, voglio ricominciare stamattina. Che sia il giorno di un inizio memorabile per la tua vita, dichiarando: abbracciami Dio, voglio ricominciare con te, voglio ricominciare con te, voglio ricominciare con te. Alcune volte è difficile realizzare l'amore di Dio. È difficile realizzare l'amore di un padre, perché tante volte lo associamo al nostro padre sulla terra, forse quello che non c'è mai stato, forse quello che non ha mai dato un abbraccio. Alcune volte cantiamo abbracciami, ma non riusciamo neanche a immaginare o ipotizzare come potrebbe essere un abbraccio affettuoso di una persona. Perché? Perché ci è mancato. Perché le persone ci uccidevano con le parole, perché nessuno ci dava un abbraccio e le persone erano lì a fucilarci con le parole e è mancato anche quell'affetto fisico. E molti, ok, cantiamo abbracciami, ma a volte non riusciamo a realizzare di Dio abbracciami, ma non so cosa sia. E ora vorrei che insieme potessimo, mentre continuiamo a cantare abbracciami, io ti chiedo di abbracciare la persona che ti sta a fianco. Ma aspetta, fa che sia veramente l'abbraccio di Dio per quella persona. Deve essere non un abbraccio ti voglio bene, quello possiamo darcelo dopo. Deve essere un abbraccio sovrannaturale. Deve essere un abbraccio dove lo Spirito Santo possa usare le tue mani, possa usare il tuo abbraccio per guarire quella persona. Io amo quando la Chiesa si muove come un corpo. Anche voi? Anche voi? Vogliamo muoverci come un corpo stamattina ancora di più? E allora, ora chiudi i tuoi occhi e di questo: Dio, usa la mia vita in questo momento, perché la tua autorità, il tuo spirito possa usare le mie braccia per trasmettere il tuo amore. E quando vuoi, girati verso la persona che è vicino a te o esci dal tuo posto e va da una persona e abbracciala. Non farlo per farlo, ma farlo perché Dio vuole usare la tua vita. E se vedi qualcuno solo, va vicino, vai,
e dargli un abbraccio da padre. Abbiamo bisogno di abbracci di mamme, abbracci di papà, abbracci di amici veri, di amici sinceri, di persone reali, non di persone social, di persone reali. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Dio, dichiaro liberazione in questi abbracci. Io dichiaro guarigione in ogni abbraccio. Io dichiaro che la tua gioia possa fluire nelle nostre braccia. Io voglio dichiarare che il tuo spirito possa agire in questo momento, Dio. Che la tua chiesa si muovi nel sovrannaturale insieme come un corpo. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Spirito Santo. Alleluia, alleluia, di ti voglio bene, ti voglio bene. Sei speciale, di alla persona, sei speciale. Molte persone non lo ascoltano mai a casa, molte persone non ascoltano mai, sei speciale, sei speciale. Sei speciale. Tu sei speciale, tu sei speciale per Dio. Alleluia. Tu sei speciale. Amen. Fai un applauso a questo grande Dio. Prima di concludere questo gospel, alza ancora la tua mano con me un secondo. Io dichiaro nel nome di Gesù che la tua settimana sarà grandiosa, che Dio ti accompagnerà in ogni cosa, nel tuo entrare, nel tuo uscire, che Dio sarà con te nel tuo lavoro e ti porterà di gloria in gloria, di vittoria in vittoria, e continuerà facendo di te fonte di benedizione per gli altri. Noi dichiariamo che la luce di Cristo in te illumina la strada dovunque calpesterai, dovunque camminerai, qualsiasi cosa toccherai o farai. Io dichiaro una settimana la sua presenza, dove lo Spirito Santo ci parla, ci conduce, ci guida e ci rende sensibili alla sua voce. Noi dichiariamo una settimana dove noi ci avviciniamo a Lui e Lui si avvicina a noi, e così rimarremo nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. Buona domenica a tutti. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.